Benvenuta e benvenuti alla lezione numero 15. Ieri, purtroppo, la registrazione non è stata granché. Per colpa mia, avrei dovuto mettere il microfono molto più vicino a Jacopo che non parlava con voce particolarmente alta. Tra l'altro, i primi 10 minuti avevo dimenticato di attaccare il cavo alla presa, quindi lì proprio si sente male perché era il microfono del computer. Poi me ne sono accorto, l'ho attaccato, ma ho sbagliato, avrei dovuto andare col cavo molto più vicino. Comunque si capisce quello che dice e soprattutto il complemento delle slide da ieri sera c'è. E quindi le slide, oltre a quello che si intravede nella registrazione, comunque le slide sono disponibili. Il box della mappa è questo qua, Gamma, Jade, Wade, e sotto ci sono i link e poi ci sono le slide, come vedete, di Jacopo Pellegrino. Ieri si è parlato più volte di MAS and ABM. Tra l'altro, le due sigle caratterizzano questo corso e poi il corso del professor Maggiora. Non è che le differenze siano così vistose. E un problema è che le due comunità non si parlano. Rarissimamente ai convegni si incontrano. Ce n'è una terza, che è quella dei microsimulatori, che si sta un po' sciogliendo e frequenta i convegni di un tipo o dell'altro. Un mio amico americano dice microsimulazione è il modo vecchio in cui dicevano ABM. È un po' di più, perché in microsimulazione gli agenti non interagiscono. Abbiamo dati per costruire agenti eterogenei e ciascuno si comporta da solo, senza interagire con altri. E in microsimulazione, in ABM e MAS è tipico che gli agenti interagiscano. Vi ho messo il link ad un bellissimo libro su Multi Agent System che ha anche il pregio di essere gratis online. Ne hanno vendute talmente tante copie che a un certo punto hanno avuto la liberatoria di mettere la revisione 1.1, poi c'è una revisione successiva. Comunque è un librone, sono qualche centinaio di pagine e lo possiamo usare, certo non stamparlo perché ci costa un patrimonio, lo possiamo usare come file. E in tutto il librone citano un'unica volta la Agent Based Simulation, in questa frase. E non è proprio vero che nei modelli a Agent base ci siano large population. Però è abbastanza vero che i modelli MAS generalmente non trattano migliaia di agenti. L'idea è partita da un'altra direzione e progettare un sistema a larga interazione. Tipico è quel Jade che abbiamo visto che immaginava di far interagire strumenti diversissimi, tra cui i telefonini. Immagino perché Telecom T-Lab, no, Xelt in quel momento, voleva progettare qualche servizio distribuito e quindi l'ideale era avere quel sistema lì. Mentre ho la mappa aperta, vi faccio notare le altre novità. E le altre novità sono che qui è comparso, andiamo con ordine, sotto i links c'è niente di nuovo, abbiamo dei links nuovi dentro al mio promemoria. Invece qui è comparso ultimo elemento di Python, uno strumento di visualization in Python, è un insieme di strumenti, una collezione di strumenti che se volete fare delle cose belle o bellissime, vi aiuta a costruirle. Come vedete, sono tantissimi pezzi. Bokeh richiama il nome per gli appassionati della fotografia. Per un fotografo, il bokeh è il primo piano con il fondo sfocato. Comunque, tutto materiale per fare rendering grafico di
dati, ed è una bella raccolta che vi ho messo lì. Poi c'è questo blocco che è molto noto a voi, ma contiene degli elementi in più. Se decidiamo di chiamarlo Jupyter, questo è Jupyter Lab. Jupyter Lab è un passo molto, molto, molto forte. Io non so dire se avrà successo. Adesso è un po' che è in giro e costruisce dentro al browser un vero e proprio laboratorio con tutti gli strumenti informatici che possono servirci. E in questo modo è possibile vederlo anche online. Comunque qui come link ne avete numerosi a Jupyter, uno a Jupyter Lab, più o meno sono cugini ma non è proprio la stessa cosa. Poi c'è un Getting Started con Jupyter Lab e poi c'è una bella introduction fatta da un signore che poi vende i suoi lavori, ma questo è gratuito, su Jupyter. Se noi guardiamo online in Binder, il lab, ci rendiamo conto della complessità di questo oggetto. Un oggetto che ci mostra cartelle di file, terminali al nostro computer e strumenti tipici di Python per il calcolo. Credo che stiano facendo questo gruppo di open source che lavora su questo oggetto un investimento gigantesco di lavoro, perché molti pezzi non funzionano ancora bene e si vede che devono essere messi a posto. Spero che si apra in fretta, così ve lo mostro. Mentre aspettiamo, apro un'altra copia del browser e apro i miei appunti, perché nei miei appunti ci sono delle novità. Ah, intanto sì, intanto ecco, si è aperto la mia copia, ma soprattutto questo è Jupyter Lab, che in questo momento lavora dal computer di MyBinder. E vedete, noi abbiamo una directory di file, abbiamo l'indicazione dei programmi che stanno funzionando, abbiamo una serie di comandi che possiamo dare in Jupyter Lab, abbiamo degli strumenti relativi alle singole celle del notebook. E per esempio questo notebook, questo qua, fa anche della bella grafica, perché fa le curve di Lorentz e noi lo eseguiamo in remoto. Vi faccio notare che questo blocco di testo che è scritto in Markdown, questo qua, in verità incorpora una notazione un po' particolare, ma di stile LaTeX. E quindi io posso scrivere lì dentro le formule come se stessi lavorando in LaTeX. Infatti vedete la qualità di queste formule, che è perfetta dal punto di vista della scrittura. E poi andiamo avanti a calcolare. Eccolo qua. Come vedete ha un ottimo rendering grafico, adesso mi fermo perché non è quello che vogliamo fare. Comunque, pensate se investire un po' di conoscenza su Jupyter Lab, cugino più giovane ma molto promettente del mondo Jupyter. Anche qui possiamo far girare poi tutto, possiamo far girare Python, vedete R, qui non c'è Giulia ma c'è anche Giulia che può girare in questo ambiente. E poi possiamo aprire un terminale o addirittura un text editor per scrivere i nostri file. Fine della dimostrazione, pubblicità progresso, perché è tutto gratuito, quindi posso tranquillamente fare pubblicità in un corso universitario. Invece apro finalmente gli appunti e negli appunti ho qualche link da mostrarvi. Uno è pubblicitario, ma di nuovo è pubblicità progresso, quindi spero non mi biasimerete. Però non si apre, eccolo qua. Allora, vado in fondo ci sono gli scripts e i links. Questa è una novità di trattamento dati di
Google che mette online una cosa che si chiama facet, che in italiano si può tradurre con sfaccettature. E cosa sono? Le sfaccettature dei dati. Noi abbiamo dei dati e ne cerchiamo tutte le possibili viste. È interessante, poi di nuovo un oggetto gratuito, vale la pena dargli un'occhiata. Può essere un complemento ai nostri lavori nella interpretazione e lettura dei dati. Ok? Primo link. Secondo link che vi mostro, non dovevo fare così, scusate. Dovevo andare indietro con la freccia e non chiudere il browser. Abbiate pazienza. Compenso, per fortuna si è caricato più in fretta. Secondo link che vi desidero mostrarvi è relativo a lezioni su Python. Immaginerete che, non immaginate, siete convinti giustamente di sapere già molto di Python, però questo mondo è interessante perché prevede lezioni gratuite su diversi tipi di software. E Carpentry sta proprio come vedete il martello, il carpentiere, quello che costruisce in legno lo scheletro dell'edificio. E quindi c'è Unix, c'è il version control con Git, c'è programming with Python, plotting and programming in Python, programming with R. Quindi c'è tanta roba bella e la presento perché è open. Adesso ci sono dei bei corsi per Julia, ma sono a pagamento. E d'altronde chi fa open source poi deve anche in qualche modo finanziarsi. O c'è qualche grande company che li finanzia perché usa quegli strumenti, oppure mancano le risorse. E qui ho anche, che cos'è, what is Carpentry? E qui avete un'introduzione al progetto Carpentry. Poi questo invece è un annuncio che ogni annetto esce da Intel. Intel, quelli che fanno i processori, offrono una suite scritta da loro per usare Python. Quindi è un interprete Python scritto da Intel che viene indicato come velocissimo, senza cambiare il codice. Quindi se noi abbiamo... Io proverò con il mio Slab, voglio vedere cosa capita. Se noi abbiamo un grosso codice che ha il difetto di essere un po' lento, ad esempio il mio Slab quando usa la network analysis è un po' lentino, soprattutto quando la disegna. E proverò a installare questo compilatore Python che almeno nelle dichiarazioni che si leggono è totalmente compatibile con il codice di Python. Ultima cosa, pubblicità sempre, ma insisto, gratuita. Se volete sapere tutto e non avete mai usato chiedere, come il famoso libro sul sesso, se volete sapere tutto su oro e Bitcoin, venite lunedì alle 17:30. C'è un tale che è qui presente che ne parla. All'Accademia delle Scienze. È anche una buona occasione per vedere la meravigliosa sala dei mappamondi, se non l'avete mai vista. Nella mia valutazione delle grandi sale per conferenze di Torino è in assoluto la più bella. È totalmente foderata di antichi libri e ci sono anche due mappamondi recintati perché hanno paura che qualcuno vada lì e rovini il meraviglioso mappamondo. Domande? Domande, domande? Giorgio, che indicava? Ah, indicava 17, non, ho detto 17:30 probabilmente, invece c'è scritto 17. È molto importante che me lo metta bene in mente io, perché avevo in mente 17:30.
Vi faccio notare che sono io che ho istigato il governo a dire che vuole vendere l'oro, così faccio pubblicità alla conferenza. Sto scherzando. Avrete letto in questi giorni che il governo, qualcuno del governo, ha detto vendiamo l'oro della Banca d'Italia. Allora, non è la prima volta, ogni 4-5 anni c'è qualcuno che dice vendiamo l'oro della Banca d'Italia. Quindi è un'idea ricorrente. Un mio amico in questi giorni, in una mail, in un giro di mail private, ha scoperto e ha detto va bene, vendiamo anche i dollari. L'oro, ancorché si pensi di non usarlo mai, fa parte delle riserve valutarie italiane, che sono dollari, da un po' di tempo renminbi, Cina. Abbiamo anche una buona dotazione di dollari australiani, non so perché l'ho detto, e euro, ovviamente. Più, la grande cifra sono i diritti speciali di prelievo, che è una moneta artificiale che si trae contro il Fondo Monetario Internazionale. È la grande idea di Keynes, una moneta mondiale, una flat money, come la fiat money, scusate, come le nostre valute, se non sapete cos'è fiat, non che se lo dico, e, che può essere usata con la garanzia del Fondo Monetario Internazionale. E poi abbiamo anche oro. Abbastanza, non tantissimo, ma abbastanza. Ho fatto il conto per la conferenza, c'è qualche cosa vicino ai 2.000 euro per cittadini italiani. Quindi non è tantissimo, però non è neanche pochissimo. Come ha spiegato Pietrolino in una divertente conversazione, il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, l'oro in quelle riserve è un po' come l'orologio d'oro del mondo che conserviamo, non si sa. Cioè, non è razionale. Però, lasciamolo lì. 30 anni fa fu usato una volta, perché, grosso modo 30 anni fa, un po' di più, eravamo in una gravissima crisi di pagamenti internazionali e ci facevano prestare dei marchi tedeschi. E la Germania volle in cambio un pegno sul nostro oro. Un buon dispetto, Era un dispetto. Adesso vi dico perché non mi spiego. Alla fine si misero d'accordo perché Pegna era proprio brutto, sapete cos'è il Pegna? Alessio è un ricchissimo finanziere, io gli do il pegno e il fiato della mia macchina, se entro 60 giorni non restituisco quello che mi ha prestato, lui vende la mia macchina, non chiaro. Chiaro per sé, no, piuttosto poco. Ok? Quello è il concetto di Pegna. A Torino c'è ancora via Monte di Pietà, non ci sarà sempre via Monte di Pietà. Dove c'è ancora il Monte di Pegno, cioè dove la povera gente portava il piccolo oggetto di valore per farsi prestare un po' di soldi. E si dice, non ho mai verificato, le ricche signore torinesi portavano nella stagione calda le pellicce e le mettevano in pegno perché avevano, chiedevano come prestito pochi soldi, perché avevano scoperto che darle a custodia costava molto di più. E quindi gliene custodiva la banca. C'è un dato solo. Se è vero, è divertentissimo. Non lo so. Ho usato un termine che non avete mai sentito, fiat, la latina. Sì. Fiat dell'automobile, voleva dire fabbrica italiana, automobile di Torino, e poi chiesero ad Annunzio un motto, D'Annunzio per denaro su di una qualsiasi cosa, e scrisse il motto della Fiat, dicendo nel nome che nel Genesi diede la luce, Fiat Lux e Fatta Est Lux Vera, che è talmente ridicolo che non parla dal mondo. Fiat Money significa sia la moneta, questo è moneta. I soldi del monopolio sono moneta. È così. I nostri biglietti di banca, che è cosiddetti biglietti di banca, che non sono più biglietti di banca, ma sono biglietti, questo vuol dire carta. Mentre ci sono, così ne parliamo una tanto, ho detto che una volta avremmo parlato di moneta, preso lo spunto da me. Perché accettiamo su un pezzo di carta?
che sappiamo che altri non ci terranno. Questa è la risposta più solida. Perché in teoria è perché c'è scritto nel codice civile. Nel codice civile ci sono un paio di articoli che vengono chiamati lex monete, in cui si dice che il creditore non può rifiutarsi di considerare assolto il pagamento effettuato in moneta a corso legale. Quindi, di fatto, si dice che non si può rifiutare, essendo creditore, io vendo questo, divento creditore di uno di voi, di Giorgio, non posso rifiutare che mi paghi con un pezzo di carta. Però il vero ragionamento è che accettiamo i pagamenti in euro perché sappiamo che gli altri li accetteranno. E c'è un gigantesco prenditore finale di euro, che è il signor Stato quando paghiamo le imposte. Siccome il pagamento delle imposte è di gran lunga la più grande misura nazionale, l'importo delle imposte va verso la metà del PIL, del GNP, tra dirette e indirette. Poi rientra in circolo con i consumi pubblici. E è un tale volume che è indubbio che si potranno piazzare gli euro che si hanno. Ma la risposta di Michele è la più importante, e cioè siamo convinti che gli altri li accetteranno. Ci fu un momento bellissimo per un economista, alla fine degli anni 70, non si erano messi ben d'accordo tra Banca d'Italia e Tesoro su chi faceva la moneta spicciola, il soldo spicciolo. E uno aveva smesso di fare la carta da 500. 500 lire era tanto, eh? Fino agli anni 70, 500 lire da moltiplicare per 10 e dividere per 2, quindi sarebbero 5 euro, sarebbe 500, sarebbe 5.000. 2000, 2 euro e mezzo, insomma. Era al cambio del 90, del 92, sì. Quindi poi bisogna aggiornare. L'ho fatto. Okay. No, la svalutazione. Ho moltiplicato per 10. Okay. 500 per 10. Ok, sì. Da 5.000, 2 euro e mezzo. Mi strappo. È i matematici. E poi con i matematici, con i numeri, non c'è tempo mai. E devo scrivere la formula. Smetto di scherzare. Sparito il 500, anche tutti gli altri pezzi divisionari diventavano pochi, e mi ricordo benissimo che i resti venivano dati in francobolli, in biglietti del tram, in gettoni del telefono e come massima divisione in caramelle. Cioè, non posso mangiare le caramelle. Vuole prendere? Non le prende, non è che io non ne ho di moneta. Cosa successe? Molte banche, moltissime, la prima fu San Paolo di Torino, si misero ad emettere assegni circolari. L'assegno circolare è assolutamente garantito, perché la banca dice che pagherà, la banca paga. E, però non potevano emettere in senso proprio, perché sennò violavano la legge monetaria. Per esempio, San Paolo di Torino metteva gli assegni a me, quindi io il titolare, e però era un titolare fittizio, che facevo una girata e quello diventava. Buono. Come ci faceva fidare? Perché finché San Paolo di Torino, a Torino, vabbè, vado in filiale, ma arrivavano assegnini dai luoghi più lontani d'Italia con nomi di banche, alcune delle quali secondo me erano inventate, non esistevano le banche, e con tagli divertentissimi, perché c'erano assegni da 3,50, da 1,50, da 300, buffissimo. Li accettavamo tutti senza nessun problema, perché c'era una categoria che li accettava illimitatamente, avendo fatto un accordo con le associazioni, con le banche, ed erano i benzinari. Se prendi i benzinai, che i benzinai li prendevano, se andava a fare benzina, ti guarda, quanto problema c'è lì. E le banche si guadagnavano un sacco di soldi, perché di per sé è un'operazione passiva. Le operazioni fanno il carico sul rendimento di quei chiarendi.
adesso chi si faceva convertire questi biglietti con i soldi in banca, ti lasciava questi soldi, loro... Cazzo, i soldi si sono già, prendevano dalla banca, va. Le banche lavoravano... Sì, sì. Oh, come siete per bene! Ce n'è uno nobile e uno ignobile. Quello nobile è che nacque il collezionismo. Ah sì, non tutto venne... Moltissimo diventò collezione. Adesso c'è il mercato degli assegnini nazionali. Alcuni valgono moltissimo. Sapete che il collezionismo è irrazionale. Perché un comune speciale vale 100.000 euro? Assurdo. Anche lo vogliono. Soprattutto il vero collezionista è un domani. E l'altro motivo, ignobile? È che alcuni vennero distrutti. La maggior parte venne distrutta, era cartaccia. La banconota costa un pochino, non tanto, È cotone adesso. Come? È cotone adesso. Non lo so, comunque plastica. E poi dentro c'è un po' di ferro. E costa farla, perché non è che si deteriora in quattro passaggi. Se voi prendete un pezzo di carta qualsiasi, stampato, 10 passaggi, quindi molti vennero buttati via, sperso. A Faluccio dice, li accettavamo tutti indiscriminatamente perché sapevamo che c'era qualcuno che li accettava. Ed era qualcuno importante, quelli che vendono benzina. C'erano quelli che vendevano l'acqua minerale, erano importanti. Quindi la moneta è una cosa stranissima. Lo stesso il Bitcoin, se lo accettassero tutti, sarebbe bene fatto. Poi c'è motivo di capire come mai io il Bitcoin e adesso no o viceversa. Questo è un altro. Ma adesso non ne parliamo, se siete interessati, venite a sentire la conferenza. Quindi c'è, diciamo, la moneta, quantomeno le banconote, perché le monetine, le monete, perché in teoria il loro valore può essere dato anche proprio dal valore che è una domanda. No, ci abbiamo sbagliato in Italia una volta sola quando facciamo il 500 d'argento. No, sì, ok. Valgono infinitamente meno. Poi c'è anche il discorso lì. No, ma la moneta metallica ha solo il pregio di conservarsi. Sì. E quindi vale semplicemente perché l'accettiamo, perché vale quanto sì, vale. Cioè non c'è nulla sotto di quello. No. Tra l'altro è successo negli Stati Uniti, sta succedendo una cosa curiosa, che non gli piace la moneta da un mondo. Non circola. Alla gente non piace. Continuano a usare il biglietto. È curioso. Il biglietto si deteriora, quello da un dollaro si può tantissimo. Ma poi di carta? Di carta, di carta. Loro per tantissimo tempo hanno pensato che il dollaro dovesse essere di carta. E probabilmente è stato un nostro errore cognitivo non fare l'euro di carta, un euro di carta. Quello è fare grosso così, che vale 2.000 lire. E che se lo dà di mancia a qualcuno la guarda male. È incredibile. No, è stato un errore cognitivo enorme. Non capisco quello. Un pezzo di carta grosso come me, così la nostra testa, richiama molto più l'attenzione di un dischetto di moneta grosso. Quindi gli dà più valore se era di carta. Sì, si fa molto più attenzione a scherzo. Invece la monetina, no? Vi assicuro che se al bar mi chiedessero 5.000 lire per il cappuccino e brioche, io andrei via indignato. Mi chiedono 2.30, e un mio amico psicologo, Paolo Legrezzi, pubblicità, questa volta un po' meno progresso perché lingua in vendita, comunque vale la pena, ha scritto un bellissimo libro, lo psicologo Paolo Legrezzi, che si intitola più o meno, L'euro in tasca, la lira nella mente e altri errori più o meno. Si spiega proprio gli errori cognitivi che facciamo. Non siamo così dedicati, non è che tutte le volte che compriamo un oggetto lo valutiamo perfettamente. No? Bene, fine della pubblicità, entriamo nei nostri argomenti, ma avevo preannunciato che una volta avrei parlato un po' di moneta e l'ho fatto oggi. Allora, siamo
alla lezione 15. Abbiamo avuto la interessante, spero, conferenza di Jacopo Pellegrino. E questa settimana dedichiamo un po' di attenzione a SLAP e anche a un po' di economia ancora. Eccoci qua. Questo l'abbiamo fatto. E adesso dedichiamo non tanto tempo, ma un po' di tempo al folder 5 di SLAP. Poi guardiamo online il folder 6 e poi già oggi facciamo un po' di economia. Prima di dimenticarmi, è il momento, come vi avevo detto, buono per iniziare a ragionare sui progetti d'esame. Molti sono già venuti, molti, non è obbligatorio, nel senso che non scade l'esame, assolutamente. Però se volete tenere il ritmo dei trimestri, conviene pensarci adesso per dare poi l'esame a marzo, massimo aprile. Oppure, quando volete, attenzione, non c'è nessuna limitazione. Il 25 marzo c'è una sessione ufficiale d'esame, poi c'è un'altra in aprile, ma poi l'esame noi lo concordiamo come data. Vi ricordo che l'esame è la preparazione di una tesina divisa in tre parti, una introduzione all'argomento anche con un minimo di letteratura, un modello spiegato, l'analisi dei risultati del modello. Io all'orale, all'esame, vi chiedo di fare una piccola conferenza esattamente come se foste a un convegno, spiegando, e io interrompo facendo domande serie e domande da disturbatore di seminario, cosa che come allenamento è molto importante. E in ogni seminario c'è almeno un disturbatore. Poi alla fine dell'esame avremo già scelto prima un paper, se è un gruppo, un paper per ciascuno dei partecipanti del gruppo, e se è un gruppo ciascuno deve esporre un pezzo della tesina, che deve essere più importante, un paper da confrontare con il lavoro che avete fatto. Quindi io non vi chiedo di spiegarmi quel paper, il che potrebbe implicare da parte vostra parecchi giorni di analisi, ma vi chiedo di cogliere quali sono le cose importanti che gli autori di quel paper hanno fatto e confrontarle con quello che avete fatto voi. Cosa avete fatto di più? Cosa avete fatto di meno? Ok? Domande per l'esame? È il momento buono per iniziare. Il folder 5 di SLAP è già molto complicato, ma non lo usiamo così com'è. È soltanto un passo illustrativo per poi usare il folder 6, che è quello effettivamente operativo. Tra l'altro, l'altro ieri ho caricato una nuova versione con una grafica 2D, 3D degli agenti che mi pare comoda da usare. Qui in Python, negli esempi di Python, abbiamo uno zip che contiene tutto il folder 5. Ecco. L'avevamo già cominciato a guardare la scorsa settimana. Facciamo in fretta, anche perché non è questo l'oggetto che useremo. Io mi auguro che qualcuno per la tesina usi SLAP, vi aiuta a superare gli eventuali ostacoli, e è un oggetto a buon rendimento, vale a dire riusciamo a fare cose abbastanza complesse senza dover scrivere troppo codice.
Come già vi mostravo la scorsa volta, anche su richiesta di su una domanda di qualcuno, ci sono dei file di testo. Questi file di testo sono dei, non sono dei manuali, sono delle spiegazioni del perché si è fatto questo pezzo di lavoro. E quando c'è scritto all'inizio suoro, sono quelli originari degli autori di Santa Fe che a metà degli anni 90 svilupparono suoro. Quando c'è scritto SLAP sono mie spiegazioni del perché ho tradotto in questo modo il prodotto originario. Il prodotto originario che contiene un tutorial dal semplicissimo, ricordate il primo che era neanche la programmazione oggetti, fino all'oggetto complessivo con dentro Observer, Swarm e Schedule. Qui è comparso l'idea dello schedule ad oggetti, per cui un action group è una classe che genererà delle instances che sono collezioni di azioni da compiere. Questa è la novità. La seconda novità è che c'è uno start che non fa praticamente nulla, mentre nei precedenti folder lo start faceva delle operazioni di gestione della simulazione, qui lo start, se riesco ad aprirlo, lo apro con un programma di basso livello solo di visualizzazione, lo start si limita ad importare una raccolta di strumenti, questa, e la classe dei modelli. Domanda legittima: è necessario avere una classe di modelli? La risposta è che l'idea iniziale di Swarm fu quella di avere molti modelli che agiscono insieme e quindi diverse instances della classe modello. Io in uno dei miei lavori l'ho usato una volta, tre modelli che interagiscono e mi sono trovato bene. E comunque in Python usare direttamente una classe è impossibile e quindi si fa comunque una instance di una classe. Questa instance è il nostro esemplare di modello. Creato, sta lì. Lo start ha fatto delle domande a noi, ci ha chiesto delle informazioni, le solite, e poi ha detto al modello: fabbrica i tuoi oggetti, che vuol dire fabbrica gli agenti. Poi gli ha detto: fabbrica le azioni da compiere, che vuol dire costruisci lo schedule, la sequenza degli avvenimenti, e infine ordina al modello di eseguire, to run. Ok? Fermatemi quando non è chiaro. Tutto chiaro? Bene. Poi quando è tutto finito ci racconta anche che ha finito. Così siamo contenti. Quando vedrete la versione 6, a sua volta questa operazione è contenuta nell'observer. Quindi start lancerà l'observer che avrà i suoi oggetti, tra cui il model, avrà il suo schedule e poi ordinerà al model di agire. Questo lo posso chiudere e rapidissimamente vediamo il model, la classe del model. Qui c'è un troccaccio di programmazione. Tutti gli anni apro un concorso di idee per superarlo, per adesso non è arrivata la risposta, forse ho trovato una risposta in un gruppo di discussione e forse nei prossimi 1-2 mesi cercherò di svilupparla. Il problema è che in Python non è previsto che io possa aggiungere ad una classe una funzione dopo che ho definito la classe. Non è previsto. È facilissimo aggiungere una variabile. Io la classe A scrivo a.pippo uguale 12. La variabile non c'era, adesso c'è la variabile pippo, l'abbiamo fatto insieme, e sarà presente in tutte le immagini, anche già create.
quindi quello è comodissimo. Invece aggiungere una funzione non è previsto, però forse è una soluzione che si può. Io ho usato un po' un trucco. Costruisco una funzione, la assegno ad una variabile, perché le variabili possono contenere mutatori. La funzione in realtà è un indirizzo. La variabile porterà l'indirizzo della funzione, però non gestisce automaticamente self, perché la gestione automatica di self e di funzioni definite dentro una classe, non all'esterno. E quindi bisogna passarglielo esplicitamente. Non è grave. Però dal punto di vista del disegno è un po' sponcio. E se riesco a toglierlo mi fa molto felice. Prima devo fare delle altre cose a Slap, anche per fare rispondere a delle aggiunte che ha fatto un tesista che sta finendo, che è Nicola Sella, che ha fatto sta facendo un bellissimo lavoro, ha usato Slap e aveva proposto delle migliorie, le ho fatte, adesso bisogna incorporarle bene e documentarle. Vedete che il nostro model, anche lui nasce con una inizializzazione, solita storia, e poi fabbrica gli oggetti. E nel fabbricare gli oggetti li include in una bug list. La bug list del model, se l'observer vuol sapere la lista, non c'è problema. L'observer conosce la instance di model, l'ha fabbricata lui. E quindi dice mymodel.buglist e ha la lista di tutti i bug o di tutti gli agenti. Quindi la gerarchia è molto facilmente rispettata. E poi c'è una convenzione che è mia, non è obbligatoria, che io mi fabbrico una copia di agenti, scusate, una copia della lista di agenti, allo scopo di perturbare questa quando li riordino e tenere stabile la lista originaria. Dice perché? Non si sa mai, può darsi che io abbia bisogno di mandarli in output esattamente nell'ordine in cui sono stati fabbricati. E quindi se le riordino casualmente io non ho più quell'ordine là. Lo conservo, per quello che ci vuole una riga di codice. Notate che è comparsa la parola address, non più self, perché doOne è una funzione che diventerà, è una funzione che sarà truccata da metodo messa in una variabile della classe. E quindi doOne è una funzione e inizia con address in modo da poter localizzare le variabili all'interno della instance. È misterioso quello che ho appena detto. Se è misterioso picchiatemi, poco, delicatamente. Domande? E qui definisco un certo numero di metodi. Adesso non ci perdiamo tempo a cosa fanno questi metodi, chiacchierano, dicono dove sono. C'è un metodo particolare che è quello che conclude tutto, e questo che conclude tutto farà una cosa molto semplice. Questo è lo schedule in questa versione semplificata. Al momento della conclusione sarà aggiunto un nuovo step che si chiama end, e il fatto che ci sia lo step end nella sequenza degli step da eseguire ferma l'esecuzione. Molto semplice, molto pulito. E questa sequenza è ripetuta senza fine, fino a che si incontra end cycle uguale a cycle, e in quell'occasione viene aggiunto un end qui dentro. Perché è ripetuto tre volte? Perché in questo modo, per esempio, è un esempio, al primo passo si dice di muovere e di parlare tutti, poi di muovere e parlare uno solo, muovere e parlare uno solo, si ricomincia da capo, muovere e parlare tutti. Questa è una struttura, diciamo, preliminare alla struttura vera di Slap. La struttura vera di Slap la vediamo tra due minuti, prima salvo il file.
In verità non vedremo la struttura vera di Slap. Diamo una prima occhiata a come si usa Slap e la struttura la vediamo domani. Perché poi oggi, per alternare un po' gli argomenti, vorrei parlare di economia. Quindi